Che significa portare frutto? Che significa che qualcuno abita dentro di noi o noi abitiamo in lui? A questi interrogativi ci risponde il passo del Vangelo tratto da Giovanni, capitolo 15, versetti 1-8 di questa quinta domenica di Pasqua. Vediamo un po' come si svolge la situazione. Innanzitutto il Vangelo di Giovanni sappiamo che parla attraverso delle similitudini e non in parabole come i Vangeli sinottici. E ci ha presentato già l'immagine di Gesù, il pastore, quello bello. Stavolta ci presenta Gesù che dice: Io sono la vite, quella vera, e il padre mio è l'agricoltore. Contestualizziamo la situazione. Allora, ai tempi di Gesù, la vite era un simbolo del popolo di Israele. Ogni israelita aveva davanti la casa una vite, e siccome era una pianta molto longeva, ovviamente, generazioni e generazioni di quella stirpe vedevano quella vite, la vedevano crescere, la vedevano produrre frutto, quindi faceva parte quasi della famiglia. Allora, quando si parla di vite, di che cosa si parla? Si parla della produzione di acini, quindi di frutti deliziosi, della produzione di vino, che in genere si usa per le feste, per i brindisi. Quindi la vite che cosa rappresenta? Che vuol dire portare frutto? Vuol dire portare gioia, così come i frutti deliziosi della vite e il vino portano gioia. Gli israeliti erano convinti di portare gioia a Dio in un modo sbagliato, cioè come? Dando dei sacrifici. La vite poi ha un altro simbolo e un altro significato. Noi sappiamo che nella Bibbia spesso c'è l'immagine di sedersi sotto il pergolato, quindi sotto la vite o sotto il fico, e questo rappresentava l'immagine di una vita beata, serena, tranquilla e soddisfatta. Quindi significa portare gioia, ma portare anche pace, serenità, beneficio. Ma, come dirà il profeta Osea, Gesù, Dio, non vuole sacrifici, no, vuole opere d'amore. E Gesù continua e dice questo, che lui è la vite e noi siamo i tralci. E questi tralci? Questi tralci, se non portano frutto, vengono tagliati. Se portano frutto, vengono potati per portare ancora più frutto. Che vuol dire essere potati? Con che cosa siamo potati? Noi siamo potati con la parola di Dio. Ce lo dice sempre Gesù in questo passo, cioè ascoltare la parola di Dio. E allora a questo punto, per portare più frutto, che dobbiamo fare? E che significa ascoltare la parola di Dio? Significa ovviamente ascoltare e seguire quello che Lui ci dice di fare. E che cosa ci chiede? Ci dice di portare gioia a chi ci circonda, che può essere un piccolo sorriso, una parola buona, ma anche opere d'amore, un beneficio. A questo punto però può sorgere un dubbio, perché poi Gesù continua dicendo: attenzione, i tralci che non portano frutto seccheranno e questi tralci che seccano verranno poi bruciati. Allora uno può pensare che Dio elimina le persone. No, non è così. Questi tralci di cui parla Gesù non sono altro che delle azioni. Quando le azioni non sono improntate sull'amore, allora noi diventiamo tralci secchi e quindi dobbiamo non fare altro che eliminare queste azioni che non sono improntate sull'amore. Quindi nessuno viene discriminato da Dio, ma Dio, appunto, con la sua parola, ci invita a compiere opere d'amore. Così noi porteremo frutto, così Gesù abiterà in noi e noi in lui. Che vuol dire abitare, essere abitati da qualcosa? Vuol dire avere il pensiero fisso su quella cosa. Pensiamo a un innamorato con l'innamorata e viceversa, pensa sempre a lei e viceversa. Che significa? Significa che noi dobbiamo dimorare, abitare, restare con Gesù, significa avere sempre lui come punto di riferimento. E avere lui come punto di riferimento significa avere una grande forza interiore per portare avanti la nostra vita incentrandola sulle opere d'amore, l'unica cosa che ci rende veramente soddisfatti di esistere.